Che è successo? E stavamo là, forse, stavamo facendo una passeggiata. Beh? Stavo io con mio figlio di 18 anni. Man a man. Beh? Quando McBroof si è squagliato, non l'ho visto più. Vabbè, non è un problema. Adesso chiamo il collega e lo facciamo chiamare al megafono. A me, me. Grazie, grazie. Come si chiama suo figlio? Si chiama CDVGVDPQRSTUNZ. E c'è suo nome, sì. Io l'ho messo in onore di mio marito che era morto. Allora ho chiamato mio figlio allo stesso. Com'è che si chiama? Com'è? CDVGVDPQRSTUNZ. Ho capito tutto. Vostro marito era polacco? No, io facevo lo culeste. Ma chi è? Fai subito, ma però lo chiamiamo per cognome. Chiami cognome? Com'è? Dog. Scusi. Che c'è? Buonasera. Buonasera. Una domanda. Il film che state proiettando è Terminator? È Terminator? Non è ancora cominciato? Non è febbrile. Signora! Signora! Che c'è? Salve! Buongiorno! Senta! Che c'è, Umberto? Umberto? Quale? Qua ce ne stanno due! Quello che lavora al comune! Tutti e due veramente lavorano al comune! C'è gli occhiali, signora! Gli occhiali! Entrambi occhialati. Quello che c'è i baffi, signora. Oh, due baffoni così, tutte e due uguali. Quello corrotto, signora. Ah, mio marito! E per tutto ciò che abbiamo potuto dire prima. Umberto! C'è qualcuno giù che si vuole? Muovi. Senza parole. Sì, ma è una meraviglia. Sì. Ma Idik, come fai a tenerla a casa da sé? È vero, è bella assai. Guarda, tu. Guarda, ti perdi. Ti perdi. E Antonella, io a tenerla a casa sono numero uno. È vero. Il sapere che io ho tre volte divorziato e tutte e tre volte la casa me la sotto dentro. Vogliamo parlare dei calzini che io li lascio e tu non me li lavo. Vogliamo parlare della camicia, le camicie che sono sempre il coccoletto sporco. E vogliamo parlare dei piselli. I piselli devi scongelarli per farmi mangiare. Hai capito? Io non ce la faccio più che non ce la faccio. Non ti sopporto. Se tu non parlassi, saresti un normale cretino. Invece vuoi sempre strafare. Capito che ho? Signor, dammi la saggezza per poter capire mio marito. Dammi l'amore per poterlo perdonare. Dammi la pazienza per poterlo sopportare. Signor, non mi dà la forza, ma se no sfraganesco di mazzata. Signor capitano? Signor comandante? Sì, chi è? Io. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Io ho bisogno di un favore da voi. Signora, a me, cioè, io ho tante cose da fare, adesso devo far partire la nave, perché l'altra volta mi hanno fatto tutta la fiancata, lasciala e volate, volate. E quindi adesso alle 5 troverà qualcheduno e. Alle 5, quella sorti di ora. Che cosa deve fare? Devo dare i dati. Alle 5 troverà qualche l'ha detto, va bene? Facete un'eccezione, dai, chi cerca altro? Sì. Vabbè, eccola qua. Grazie, allora, gente, così carino lei. Partiamo dal nome. Sì, Maria Esther. Prego. Marione. Marione. Mi fa sorridere. Cognome? Defano. 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 Staccato, diciamo. Sì, stacca. Defano. Staccato. Residente a? A Bari, Italia, italiana. Italiana? Italiana. Ho capito subito. Sì. O italiano o turca, non è che dice. Bari. Età? Età? Signora, più il tempo passa e più la situazione peggiora. Va bene.
vedi dove sta? Ci stai facendo? Scusami, devo chiudere, ci sentiamo domani. Scusami. Ma insomma, ma è possibile che una zia non ha il diritto di parlare con una nipote? Ti devo inseguire con un segugio sopra un cornicione della strada. Ci stai facendo? Stavo parlando al telefonino, mi sembra ovvio. Ah sì? Ma guarda, pensavo stessi giocando al burraco. Che hai fatto cosa che ti ho detto? Si è fatto cosa che ti ho detto? No. Sei andata in zalumeria? No. Nemmeno a ritirarla con l'assemblea? No, lo sai che non faccio più niente ormai. Non vado né a danza, né a pallavolo, né a nuoto. Non posso fare più niente. E vedi come lo dice? Come se fosse una cosa naturale. Non faccio burraco. Che faccio? Cadavere faccio. Ma che cadavere e cadavere? Lo sai che tutti i pomeriggi li passo con Platone, Seneca e Aristotele? Con chi è che passi i pomeriggi? Con Platone, Seneca e Aristotele, lo sai? Già, vuol sapere una cosa. In Italia ragazzi belli non ce ne stanno. E voi mi vedete, questi erano dei malattardi, dei malazionanti, delle persone di cui non ci possiamo cercare, no? Signorina Eleonora Restini. Sì, l'aspettavamo. E le piace la nostra struttura centenaria? Favolosa. Un'aria solare, bello, alberi, fresco, con i suoi dipendenti favolosi, favolosi. Questa è la stanza per lei, signora. No. La suite. Quando è bello. Pure il pomponcino c'è. Immagini che nella sua stanza ha dormito Napoleone. Napoleone? E io devo dormire nella stanza dove ha dormito Napoleone. Sì, comunque abbiamo cambiato le lenzuola, eh. Ah, stava a dire, io sono un buco igienista. Ciao ragazzi, stamattina. Grazie, grazie. Qualsiasi difficoltà mi rivolgo a lei. Grazie, arrivederci. Notaio, sono arrivata qua precisa, puntuale, come lei mi aveva suggerito. Sì, sì, io l'ho convocata qui in maniera informale perché volevo darle le ultime volontà del defunto, suo marito. Sì, amore mio, gioia, tutta la vita ti ho dedicato. Sì. Nel testamento sta scritto ti lascio. Ti lascio? Ti lascio, punto. A posto. Come sarebbe? Ti lascio, punto. Condoglianze, sì. Avast, condoglianze. Ti lascio. Piena di seba, disgraziata e disonesta, non ci ha. È come hai cogliuto un fiore quando si pigliava. Poi si levava a vendere alla vendita della vacca, della mamma mia che faceva mangiare, che faceva fecchese, che salve tu, che dava faccia, dopo vedere scattare, che trascina due tanti anni, dormiva più a me, uffi! Tu sei gale e di quell'alito fetente schifoso che ti mangi sembra un po' guai, disonesto, miserabile. Vieni a re, magari torno sopra la terra, ti ascolti, non capisco, le conotate, a fecchese. Ehi, Mariolina! Oh, Franchino! Ciao, come stai? Bene. Che piacere, bene. Dopo tanto tempo. Sto benissimo e mi sento anche realizzata. Ci rimosso a su dagli istituti di bellezza. E stava chiuso. Ci sono una po' pagliaccio, ci stava chiuso. Guardi la faccia tu che dalla faccia dell'ambasciatore mi guarda. Ma piuttosto ti sei sposato? No. Come no? Non ho trovato nessuno che mi interessi. Madonna, ma ci vuole da chiamare una guagnetta così? Mamma. Scusa, e poi nella famiglia tua? Si sono sposati tutti, perché non ti sposi tu? Scusa, per loro è stato più facile, perché mio nonno ha sposato mia nonna. Ma? Mio zio ha sposato mia zia. Beh. Mio padre ha sposato mia madre. E io che sono più festa degli altri, mi devo sposare con la prima sconosciuta che trovo. Ma vattene, che tu sei un ambasciatore, vattene, ma rimambi di altra socio. Beh, una cieca, che non dovete come si brutta. Hai capito? Tu, dici, c'è la possibilità di prendere, di comprare una foto con pochi spicci. Lo so che c'è la crisi, che non so, vi volete comprare i rossetti, le sigarette, qualcuno, ma una fotografia, perché voi nel tempo, no, quando diventerete uomini e donne, vedete la fotografia e direte guarda, questo è Piero. Dove sto? Questo è Piero che adesso fa il notaio. Questa è Ivana che adesso fa l'avvocatessa. E poi c'è quest'altra qui, Dana, che fa la dottoressa. E questa è la professoressa, che adesso è morta. Guarda, Cati, vedo la faccia brutta, che so poi chi è. Stai, sei venuto in soprannome, sono di farmi cuscio tronco, ci sapevo che devono ammazzare così in davanti di te. Guarda qua, c'è la smatta che basta la fotografia, capito? Ma dipende anche da... No, lo so... Un momento che stanno bussando. Aspetta un attimo. Aspetta, fammi vedere chi è. Madonna, mia suocera è venuta.
Ti chiamo io, dai. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Alvise. E ciao. Posso stare una settimana qua? Sì, state qua. Ma non aveva aperto la porta. E mi chiami in un picco a figlio di mamma oscura. Sapi che è da figliame e soltanto a guardare un picco squaglio, un paralisi. La figliame la so fatto che tutto sono me. Il mio marito quella notte non si capisce. Dobbiamo fare da me la figlia e sono picchiato questo sciagurato. E c'è un qualche voce che già fa. C'è picchiato le orecchie, ce le ha scattucciate. Ce le ha spregate, proprio devo così, fare così. Ma risuato, risuato.